cerchiamo di mantenere un po' d'ordine, così riusciamo a sintetizzare. La litigiosità comunque è sempre una nostra componente, dovremmo però questa litigiosità trasformarla in una forza positiva, ecco, in una creatività positiva. Io penso che ci vuole un buon senso per tutte quante le cose, no? Si costruisce mai niente. Allora, io vi ringrazio di averci invitato, tramite Andrea insomma abbiamo avuto il nostro. Noi siamo qui in veste non politica, insomma, di osservatori. Ci ha chiamato lei, no? Siamo architetti, architetti come sapete, sempre gli piacciono le cose nuove, sempre andare avanti col pensiero, creare cose nuove, eccetera. Allora, noi abbiamo aderito alla nuova economia digitale, quindi oggi siamo qui per proporvi una visione. Di raccordo. Sì, diciamo in questo caso di raccordo, ma l'economia digitale è un pianeta, una galassia sterminata fatta di 11.000 criptomonete. Ah, ok. Sì. E quindi diciamo oggi cosa vogliamo capire noi? Dove stiamo andando? Perché ovviamente questo discorso bisogna tenerlo in considerazione, no? Perché il futuro sarà, noi siamo oggi ai primi anni di internet. Quando tutti diciamo ma che cos'è internet, ma che serve, ma che è, oggi siamo attaccati tutti a internet, l'economia è fatta su base diciamo se non stai su internet sei qua muori. E fra 5-6 anni la blockchain sarà il nostro futuro, vogliamo volenti o nolenti, o lo sfruttiamo a nostro favore o contro di noi, però sarà il nostro futuro. E tutti i processi economici saranno non solo economici, ma legislativi, gli atti notarili, il catasto, si parla di smart contract basati su blockchain, non so se voi sapete, insomma, che sarà una rivoluzione, chi gestisce questa rivoluzione avrà comunque il controllo di questa cosa, cioè bisogna guidarla, no? E che dire? Una cosa mi è sfuggita, quindi che cosa significa smart contract? Significa che tu gestisci attraverso la blockchain, che è un organismo assolutamente decentralizzato. Prima si parlava, no? Non sentivo, che oggi qual è il punto, la mia visione personale, non è politica eccetera. Noi oggi siamo di fronte al globalismo o al sovranismo. Il globalismo è una mega tribù, io sono mi concentro su questo concetto, no? Le enclaves cittadine a livello urbanistico, ci sono le migrazioni, i musulmani che arrivano, che si appropriano, cioè, anche la politica è fondata su un tribalismo, secondo me. Oggi il tribalismo della sinistra è quello del adottare la poltrona, cioè chi si piazza a si utilizzano strategie di terrore, di ricatto, di minaccia, non c'è un'unitarietà, no? Non so, io adesso non lo esprimo. Fatto sta che la sinistra poi sposa molto l'islamismo, e qui gli piace questa idea di. Vabbè, questa è un'opinione personale, no? Però diciamo, oggi la vera tribù si sta spostando sulla blockchain, cioè noi se non governiamo questo, la politica fra 10 anni sarà quello, perché tutto sarà spostato lì. Allora, gli smart contract cosa significa? Stavo leggendo un articolo, insomma, no? Come cambierà l'agricoltura che adotterà la blockchain. E poi se volete lo passo, poi ci sono esempi anche in Africa di alcuni che estraevano, diciamo, la. Cioè in Africa arriva prima la blockchain di noi, la adotteranno molto prima. Dove c'era una mafia spietata che controllava le stazioni di petrolio, a un certo punto hanno detto qui si ammazziamo tutti fra di noi, adottiamo la blockchain, così nessuno potrà ammazzare nessuno perché sta tutto registrato, perché non ci sono corruzione, non c'è mazzetta, non si sente, scusa, non sento niente. Si sente? Sì. Ah, scusate, non pensavo di no, stavo dicendo questo esempio della in Africa, no? C'è un articolo, insomma, poi ve lo faccio vedere, dove c'era una comunità che estraeva petrolio, una ricchezza, quindi c'era, diciamo, la mafia che controllava tutto, hanno deciso di adottare la blockchain per tagliare completamente fuori tutti i processi di corruzione, perché la blockchain è qualcosa di che lo capisce.
capiremo fra qualche anno, ma è stravolgente, cioè nessuno può interferire in nessun procedimento decisionale, perché una volta sta messo in blockchain, lì resta, e nessuno al mondo, neanche se hanno 800.000 computer, può cambiare quella decisione, perché è scritta e collegata ad altre informazioni. La blockchain significa blocco di informazioni. Quando io ho un'informazione duplicata in centinaia di computer, dovrei avere una potenza di calcolo per andare a cambiare 100 computer, per conto, 100.000 computer, e la mia informazione è collegata a un altro blocco, quindi devo cambiare altri 100.000. È una cosa bellissima, che ci dà enormi possibilità. In agricoltura io collego le informazioni di ogni singolo prodotto dall'origine fino alla fine, il singolo utente, il singolo consumatore sa dove viene, dove è stato trasportato, da dove arriva, se è biologico o no. Posso controllare i prezzi, perché io posso in qualità di consumatore andare in blockchain e ordinare direttamente saltando tutta la catena, quindi i produttori avranno molti più soldi, perché sono io che decido a chi dare i miei soldi direttamente, non ci sono più intermediari. Quindi questa è una rivoluzione che nell'anno si parlava di unitarietà, cioè se il socialismo si trasporta in blockchain, come avverrà per gli atti notarili, per tutto ciò che nel futuro sarà tutto là, perché non costa nulla il trasferimento del denaro. Le banche stanno facendo criptomonete, non ve lo dico, ma le stanno coniando e adottando e comprando. Perché? Perché stanno per sparire le banche. Le banche trasferiscono denaro al costo. Se io trasferisco 1 miliardo da qui in America, pago, che ne so, 100 euro di commissione, e ci metto una settimana per trasferire questo denaro. In blockchain ci metti 4 minuti al costo di 0,0001 nel caso di Veracoin, sempre, non c'è costo. Lo trasferisco da me a lui, lui lo trasferisce a lei, senza nessun costo, senza nessun intermediario. E questa è, se non la chiamiamo rivoluzione, voi stavate parlando di rivoluzione, a me mi sembra una grande rivoluzione, siccome poi gli architetti immagino su queste cose ci colleghiamo, adesso stanno nascendo operazioni immobiliari legate a dei token, per cui tu puoi contribuire, ognuno può contribuire a quell'investimento, a realizzare quel villaggio, quell'insediamento, adottando un token di cui ho il controllo. Quindi gli scenari sono, ci vuole solo l'immaginazione, perché però questa rivoluzione bisogna comprenderla. Noi siamo qui adesso, lui vi parlerà nel concreto di come funzionano queste cose, per divulgare questa cosa. Poi che sia l'Iracoin, che sia Bitcoin non ha, adesso ve lo spiegherà bene lui, ha molti difetti, e nasce con l'intento di creare una valuta del popolo, diciamo, in mano ai rossi soli, ma in realtà è pura speculazione finanziaria ad altissimi livelli, perché entrano e tutti i capitali di banche, tutti possono entrare in questa valuta, quindi stiamo da capo a 12, perché siamo sempre nelle mani di grandissimi poteri, anche se la valuta sta nella blockchain, ma sempre in mano a queste grandi banche, insomma, ci sono, che investono miliardi in un secondo, nel secondo dopo li ritirano, e tutti quelli che stanno dentro perdono un sacco di valore, ritorno a guadagnare. Invece noi in Iracoin l'abbiamo adottata perché c'è un discorso molto serio. Poi come si chiama l'Iracoin? Diciamo che poi questa sarà emulata, no? Oggi è nata da un anno, è un progetto internazionale, è nato in 20 paesi diversi. Ormai decentralizzato, cosa significa questo? Scusate, mozione d'ordine, sì, dalla cucina mi dicono che dilatano un po' i tempi, quindi se possiamo proseguire a oltranza. Ah, esatto, col dibattito. Per noi va bene, così ci abbiamo detto. Perché quando le questioni sono tante. Che stavo dicendo? Mi sto scordando. No, ecco, questo è un progetto che poi sarà emulato, però ha introdotto delle novità che lui ci spiegherà adesso bene. Sono rivoluzionarie e impediscono questi meccanismi di speculazione, e poi sarà copiato, sarà emulato, solo che ci vuole tempo, perché finché crei una criptovaluta devi fare devi raccogliere prima fondi pazzeschi, quindi sono stati raccolti in 20 paesi diversi, sono 20 investitori grossi che poi però sono spariti, nel senso che una volta decentralizzato il progetto non c'è più un possessore. Il possessore della Iracoin è la DAO, democratica, autonoma, meritocratica,
Democratic Organization, organismo decentralizzato, che cosa significa? Che non c'è un possessore, un decisore, ma una comunità di decisori eletti per potere, diciamo, di possesso di valuta, ma anche di consenso che hanno generato all'interno della comunità. E questo non c'era nel Bitcoin, per cui io sono rappresentante di tante persone che hanno adottato, io ho più potere decisionale, entro in questo organismo e decido, diciamo, una BCE gestita democraticamente solamente. Quindi poi questo progetto è molto innovativo, sarà emulato, copiato, però ci vogliono 5-6 anni, 10 anche per raccogliere fondi, fare la ICO, iniziare il coin offer, stabilire la roadmap, la white paper, pubblicizzarla, eccetera, quindi finché nasce una nuova realtà di questo. Ecco, la tribù oggi è quella lì, cioè il vero partito, il vero socialismo sta dentro questa rete, secondo noi. Lì bisogna stare. Si parlava prima del fatto che bisogna avere una posizione unitaria, che si sono proposte già cose, ma se si propone qualcosa di unitario dentro la blockchain, con questa visione facciamo un grande passo avanti. Se non lo facciamo adesso, chi lo farà, insomma, avrà controllo. Adesso vi passo Andrea, che lui vi spiega proprio come la concezione di questo progetto, poi questa è l'ispirazione politica, no? Non necessariamente siamo qui per proporre, noi non ce ne frega, vogliamo informare sulla blockchain, perché per me, ecco, fino a qualche anno fa era un mistero, sentivo parlare di smart contract, blockchain, l'industria, anche gli imprenditori non sanno di queste possibilità. E sentivo Radio 24 e parlavo di questa cosa, ma se tu analizzi le prospettive politiche che dà questo strumento, è impressionante. Salti la corruzione, salti qualsiasi tipo di... Sì. Ma questo mira allo smantellamento dello Stato? No, da mantenere lo Stato, no. Che la moneta diventa proprietà di tutti, no, proprietà dei singoli che la posseggono. Dei possessori, esatto. Quindi viene a mancare il ruolo dello Stato, che è il potere esclusivo controllato dalla politica, quindi non l'indipendenza della banca centrale, di creare e distruggere moneta. Adesso magari vi spiega lui i principi, poi dopo possiamo parlare a livello politico, cioè quanto più liberista ci sia. No, potere nazione, e poi tutto sto parolone non è altro che tecniche di criptazione e database distribuito, replica di database distribuito, la chiamata blockchain, la gente si crede chissà che. Beh, sì, certo. Io sono anche informatico. Ah, sei informatico, perfetto. Ingegnere nucleare informatico. Vabbè, ragioniamoci sopra, nessuno impedisce a nessuno di conoscere e di adottare. No, io sono partito, posso essere giurista, io non voto più sinistra, perché mi hanno rotto il cazzo, nel senso adesso sto adottando tutto. Contrema per punizione, no? Poi da forza diventa socialista. Però io sono libero, mi sento libero, abbastanza rapido da questo punto di vista, per adotto quello che mi dà una soluzione precisa. Io vado adesso a Lira Coin, blockchain, tutta questa roba qua, e mi è venuto in mente subito di portarvi i saluti di Antonino Galloni, che doveva essere qui, però è presente, deve stare in un'altra riunione, per cui una riunione familiare, familiare. Per cui non è potuto venire, però ecco, lui è con noi comunque, il nostro percorso. Tanto buongiorno, sono l'architetto Andrea Sorci, diciamo che di famiglia sono socialista, mio padre lo è stato, beh, questo poco importa adesso. Non siamo qui per proporre un servizio, qui siamo per informarvi su un qualcosa che potrebbe cambiare, diciamo, la visione finanziaria, cioè quella cosiddetta economy shift. Quindi, perché voglio introdurre l'Iracoin? L'Iracoin ha dei 5 principi fondamentali, che secondo me sono fondamentali. Noi dobbiamo fare riferimento a oggi a quella che è la BCE, cioè i soliti 4 potenti che sono all'interno della BCE. Il
denaro è mano a loro. Faccio l'esempio delle fontanelle su Roma. Se Roma ha 100 fontanelle e queste fontanelle vengono tutte chiuse e quindi vengono a mancare queste fontanelle, voi avete bisogno di acqua, giustamente, quindi dovete fornirvi di acqua, e qualcuno, qualche privato invece ha a mano queste fontanelle e comincia a dare quest'acqua, però voi sarete disposti a pagarla 4 euro una bottiglia d'acqua quando qualcosa scarseggia? Quindi quello che vi voglio far capire è la scarsità della moneta, cioè questo è fondamentale, cioè noi, l'Italia secondo me è un torpore, tutti gli italiani sono in un torpore, dentro un torpore non si rendono conto quello che riguarda il discorso della moneta. La scarsità della moneta non fa altro che generare ricchezza in ognuno di noi. Quindi l'Ira Coin è basato su un sistema decentralizzato, come ha introdotto l'architetto Guglielmo. Non ci sono dei poteri, non ci sono delle banche, non ci sono sistemi centralizzati che governano la moneta. Perché è proprio questo il problema: ognuno di noi potrebbe avere una moneta, potrebbe avere denaro per poter generare economia, nuova economia e nuovi posti di lavoro. Ovviamente c'è un limite di entrata in questo tipo di moneta, non ci possono essere speculatori, perché all'interno si può entrare attraverso piccoli investimenti. Quindi Bitcoin nasce, diciamo, innanzitutto facciamo una storia, no? Siamo partiti dal baratto, poi c'è stato l'oro in cui tu andavi in giro con l'oro e te lo derubavano, quindi perdevi la tua ricchezza. Dopodiché siamo passati alla stampa delle monete, quindi la banconota, la nota di banco. La banconota è intanto che una carta, cioè noi dobbiamo capire che il denaro si genera dal nulla, sulla fiducia. Noi oggi siamo in un'era che sarà una rivoluzione, quindi per accettare le cripto ovviamente ci vorrà la fiducia. La fiducia da dove viene? Dovrà essere adottata la prima la moneta, poi deve essere protetta e deve essere condivisa. Quindi se non c'è questa fiducia tra tutti noi, cioè tra il mondo, perché qui siamo in Italia, ma è a livello mondiale. Ovviamente pensate che per avere fiducia sulle banconote ci sono voluti 400 anni, quindi comunque è capace che noi stiamo parlando, siamo solo all'inizio della cripto. Noi siamo allo 0,4%. 0,4% significa che se pensiamo all'era di internet, delle mail, all'epoca c'era proprio quella percentuale, lo 0,4% utilizzava le mail, cioè nessun altro ancora la conosceva. Oggi le mail è il mezzo più utilizzato, quindi probabilmente chi oggi non dobbiamo avere una visione, diciamo un punto di vista visionario su questa cosa, perché questa è realtà, cioè in realtà funziona perché noi passeremo dai pagamenti digitali direttamente alle criptovalute. Quindi questo è il cambio di paradigma, come quando è stata inventata appunto la macchina a scoppio, cioè è un cambio di paradigma. Potevo dire una cosa per precisare questa vicenda: noi siamo alle banconote, lui diceva il riferimento dell'acqua, la BCE è un organismo, se lo valuti bene, creato per stringere le fontanelle, per dare meno acqua. Questo è il concetto, non è riuscito a dirlo, però se io ti stringo la liquidità, tu la mia acqua me la paghi molto di più. Se non ci riesci fallisci, e se fallisci io ti compro. Questa è la BCE, ma la BCE è un programma. E noi siamo una di questi. Deflazionisti. Programma deflazionista. Esatto, inflazionistico. Cioè è nata per generare povertà, questo bisogna capirlo. Allora, la BCE è un organismo da cui uscire al più presto, ma perché? Perché è stata concepita fin dall'inizio per confessione. Noi, questo che lui dice, anch'io, abbiamo visto un video dell'ex direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro, Grossi, che fa questo discorso, c'è il video, che lo possiamo. Lui è uscito e adesso sta diffondendo le criptovalute, perché ha detto questo è quello che vi aspetta, vi faranno morire tutti. Ma scusate, la BCE mantiene una struttura che è il rapporto fiduciario tra un creditore capitalista che ha i soldi e io, puzzolente stentato, che vado a chiedere. Esatto. Ma la criptovaluta spezza questa struttura o è soltanto una sovrastruttura tecnologica che mantiene quel rapporto fiduciario? La criptovaluta la spezza con la decentralizzazione, con l'organo decentralizzato, che non sono delle persone che
comunque gestisco, esatto, un algoritmo. E chi ha scritto l'algoritmo? L'algoritmo l'hanno scritto questi 20 imprenditori nel mondo che hanno messo su praticamente il sistema, l'infrastruttura. L'algoritmo è pubblico. L'algoritmo è pubblico, cioè la criptovaluta è reale, potete andare su, tanto se vai avanti vediamo. Scusi, cioè, ma il valore di una criptovaluta si basa sul fatto che l'offerta di questa moneta è algoritmicamente limitata. Esatto. Quindi cosa ci sia di più deflazionario di questo me lo dovete spiegare, perché vi ricordo che la moneta è un'istituzione politica e l'istituzione politica la moneta non è un mezzo di scambio, è una merce, è un'istituzione politica e a seconda di chi ha il potere politico questa istituzione fa l'una o l'altra politica. Mettersi in mano a un algoritmo è folle. Io poi mi ascolto, adesso ci spiegherei tutto, però secondo me mettere rapporti di forza in mano a un algoritmo che non ha una coscienza, una capacità di pensiero dell'essere umano, non lo condivido, però ascolto perché non è Noi dobbiamo conoscere perché questo sarà il futuro. Allora, bisogna informarsi, i 3 miliardi stampati dalla BCE che sono andati alle banche invece che agli stati, quella non è una scelta politica. La BCE continua, scusate, BCE continua a stampare moneta. Il fatto di stampare continuamente moneta, cioè non crea, vi faccio un esempio, allora, se io ho un barattolo di noccioline mi rimane, e vendo queste noccioline ad un euro, me ne rimangono due, quindi scarseggiano, queste noccioline stanno scarseggiando, io ho in mano due noccioline che hanno un valore, quindi perché sono proprio perché ho una scarsità di noccioline, quindi è lì che genera valore. Ma se la BCE continua a stampare monete, voi vedete ancora che lo spread aumenta, la disoccupazione è in aumento, queste sono tutte cose che sono in mano ai media, quindi qui o comunque cerchiamo di capire che la politica è comunque in parte politica, in parte media, sono sempre pilotate anche insieme all'economia, cioè, o capiamo questo subito o comunque non faremo questo passaggio rivoluzionario. Che consiste nel dare a un algoritmo il potere di decidere quanto. No, qui ognuno ha il potere dei propri soldi, è diverso. No, qui ognuno ha il potere del denaro. Ogni cittadino, ogni persona a livello mondiale ha il potere del proprio denaro di adottare questa moneta e farla crescere attraverso la comunità. Ma poi ce ne sono tante di monete. Il concetto è spostare il controllo sulla blockchain. Tu lo puoi governare, crea un algoritmo, ma tu devi essere capace di governare l'algoritmo, come governi la politica, la stessa cosa. E allora no, e allora però il problema è che qui non ci sono intermediari. Il problema è che non ci sono intermediari. Fra me e lui non c'è più nessuno che ha il potere di dire quanto denaro posso possedere, allora, e cosa faccio. Quindi il concetto è ma gli individui saranno allora ovviamente la differenza qual è? Perché tanti hanno pensato a Bitcoin come una vera truffa, ma in realtà dietro Bitcoin ci sono i grandi finanziatori, le balene, tutto il mondo che hanno introdotto milioni e milioni di dollari all'interno della, creando la bolla finanziaria, e quindi vi faccio l'esempio del tavolo della piscina dove ci sono due squali e tanti pesciolini, siamo noi, che cercano magari di investire all'interno di una nuova criptovaluta. Al momento che entrano gli squali, questa piscina, questo livello dell'acqua si alza, che è l'economia, quindi che è appunto è il valore di una moneta. Al momento in cui gli squali escono dalla piscina, che succede? C'è il crollo della moneta, e quindi chi rimane dentro, c'è cioè proprio la vendita da panico, si genera un discorso di ascesa della, diciamo, della moneta, e quindi c'è la perdita del valore. Quindi Bitcoin è questo e continua a essere questo. Tutte le monete che continuano a nascere sono nascono per speculare. Quindi noi abbiamo visto che l'Iracoin non ha questa ideologia all'interno, ma ha l'ideologia di creare una comunità, quindi una unitarietà.
cioè come si parlava prima, un codice etico diverso. Esatto, un altro codice etico, ma diciamo l'unione tra la comunità. Poi diciamo che possiamo anche poi riferirlo al socialismo questa cosa, no? Uniti insieme per, però su una visione finanziaria, questo, dove ognuno poi ha una sua individualità, una sua economia, può generare lavoro. Cioè io oggi per fare, io ho creato una startup nel 2017 e ho aderito ai fondi del microcredito. Non mi hanno portato a nulla questa cosa, mi hanno portato un debito. Io oggi ho un debito. Quindi questo ci permette di non avere un debito, ci permette di creare nuovo lavoro, nuova economia per chi ha la forza di creare una nuova economia in Italia e nel mondo, e lo possiamo fare attraverso una criptovaluta che abbia dei principi però fondamentali, cioè non deve essere una cosa che appunto ne nascono tantissimi di progetti. Poi come vedremo, diciamo che l'Iraq... Qual è il meccanismo che impedisce l'azione speculativa? Il meccanismo che impedisce la speculazione è proprio questo. Allora, all'interno di Liracoin io posso fare dei bloccare delle somme, quindi comprare dei pacchetti, questo è stato quello nel pratico, ad esempio 100 dollari, 300, 500, compro questo pacchetto e al 345esimo giorno oggi ho il doppio del valore, quindi ho una distribuzione. Queste distribuzioni diminuiranno adesso nell'arco di 3-4 anni e sono comunque, io ho una daily distribution tutti i giorni, ho una distribuzione giornaliera di quello che ho investito, perché a fine anno riavrò dai 100 riavrò i 200. Quindi è un po' come i vecchi bot in sostanza, non so se che mi davano, cioè io compravo un pacchetto e a fine anno avevo poi il... diciamo la rendita del 100%, questo è quello che fa lì la coin. Quindi non è trading, non è... Diciamo che il concetto è un po' diverso, è mettere in comune un risparmio a cui non possono accedere i grandi capitali, ma soltanto chi ha la capacità di investire dai 100 ai 3600 euro a settimana. È una critica costruttiva al capitale, diciamo che non si può. E cosa facciamo invece di minare il valore, no? Cioè produrre moneta dal minaggio come fa Bitcoin dai computer, quindi che è un'azione antiecologica perché si spreca tantissima energia, si può centralizzare perché chi ha più computer ne produce di più, quindi ti si cura, come detto in francese. Qua non puoi, perché non è basato sulla produzione dei computer, ma sulla condivisione del risparmio. Se tu vai a prendere un bot, ti dicono di non prenderlo adesso. No, vai sul prodotto finanziario privato, perché fanno di tutto per farti capire che lo Stato non può rilasciare il bot. Quando invece potrebbe, andate a vedere il video di Grossi, ti dice questo. Ti dicono che i bot... l'Italia non ha la capacità di farli, invece non è assolutamente vero, perché possono decidere loro i tassi, le cose. E purtroppo è così. E qui noi non condividiamo questo risparmio, produce attraverso l'algoritmo ricchezza per tutti. Più il risparmio è vincolato, cosa che tu lo fai oggi con la banca, più sta fermo senza che tu lo prendi e lo metti, perché sennò stai speculando, più produce ricchezza per tutti. Questo è il concetto detto in due parole. L'algoritmo è nato con questo concetto, di dire aboliamo il mining, l'elettricità, quindi i computer, perché sta diventando impossibile produrre anche il bitcoin, e mettiamo alla base la condivisione del risparmio, che crea un sottostante, un valore che oggi non c'è più, perché l'oro non ha più nessun, non c'è più nessun sottostante alla moneta, solo la fiducia è il sottostante e la produttività e la spendibilità di quella moneta. Questo è il concetto detto in due parole, quindi cambiamento di paradigma, cioè io metto, condivido, forse è socialista questo, non lo so, condivido un risparmio e lo distribuisco a tutti quanti. Lo decido io come. Allora, la fiducia della moneta come viene data? Ognuno di noi all'interno di questo progetto può quindi investire un pacchetto e nello stesso tempo l'algoritmo come funziona? Se Aliano compra un pacchetto, ognuno di noi può dare la fiducia della transazione. Quindi la transazione avviene con la fiducia di tre persone
e viene data la fiducia dalla validazione e la crittografia, quindi il messaggio viene offuscato, perché il messaggio è un messaggio offuscato, non è, deve essere crittografato. Da quel punto di vista, in quel momento, diciamo, l'operazione viene registrata su un libro mastro. Il libro mastro viene, è possibile vederlo sull'irexplorer.com. Non è altro che un registro di transazioni dove non c'è, però c'è la nostra privacy, a differenza delle banche che possono visualizzare tutti i nostri movimenti. Cioè, qui c'è un discorso di private key e public key, quindi ci sono due chiavi che, a differenza della banca, se vedete le vostre carte di credito, voi avete pubblicata sia la vostra public key ma anche la vostra private key. Quindi se perdete la carta, sapete benissimo che chiunque può, diciamo, può fare operazioni con la vostra carta. Qui è il contrario, voi potete, diciamo, pubblicare la vostra public key, perché è pubblica, e se lo fate, se vi sbagliate, lo fate su internet, qualcuno, quello che può succedere è che qualcuno si sbagli e vi mandi dei fondi. Quindi l'unica cosa è questa qua. Andiamo avanti, vediamo questa. Allora, questo è il ROI, diciamo qui vediamo il ROI prodotto dalle criptovalute, quindi Bitcoin è meno 187%, Ethereum, insomma, sono dei ROI molto altissimi, e quindi dobbiamo al fatto speculativo che l'Iracoin ovviamente ha un ROI andando avanti, quindi qui viene mostrato appunto che le banche stanno adottando tutte le criptovalute, ne nascono ogni giorno tantissime, ma la maggior parte non hanno un progetto vero, valido, alla base, solido. E, i rischi delle criptovalute quali sono? Quelli che ho detto prima, quelli che ho accennato prima. È l'introduzione all'interno della criptovaluta di speculatori, fondi e società finanziarie, gli exchange che sono le banche, ma questi spariranno attraverso l'Iracoin, perché sarà possibile in un sistema fiduciario... Economia digitale. Esatto. Gli exchange sono le banche, diciamo, online, però attualmente se tu devi cambiare diciamo un Iracoin lo puoi fare, come puoi fare il Bitcoin, però hai delle fee, quindi se vuoi convertirlo in euro gli exchange ti fanno pagare delle fee attualmente, però adottando una moneta attraverso la comunità e spendendola, noi possiamo a livello mondiale possiamo dare la fiducia alla moneta e quindi non passare più per l'exchange, perché comunque sarà una moneta parallela alla moneta fiat. E quindi la situazione attuale è che la maggior parte di queste criptovalute che nascono, il 90% sono fallite, perché dietro ci sono le Icon Coin Offering, che sono delle startup, che delle crowdfunding che danno i fondi chi vuole fare questa criptomoneta, ma la maggior parte sono basate tutte sulla speculazione, quindi per questo c'è un crollo proprio della criptovaluta. E quindi bisogna saper proteggersi, creare una comunità consapevole, adottare una moneta e proteggerla. Questa è la cosa fondamentale e principale. Se noi non la proteggiamo, ovviamente dobbiamo metterci al riparo da quelli che sono gli speculatori. E l'economia sarà un'economia peer-to-peer, quindi uno scambio diciamo alla pari tra tutti noi nel mondo, cioè senza un'entità regionale, bancaria o comunque territoriale, perché questa è una cosa fondamentale. Noi possiamo scambiare denaro in tutto il mondo senza avere la possibilità, cioè il pagamento di quelle che sono le transazioni, diciamo le commissioni. Scusi, se sorge una controversia su una transazione o su comunque un'obbligazione a livello di lira, come la deriva? Allora, io posso dire una cosa, sì. Adesso questo è un tema molto nuovo. L'altro giorno alla Camera c'è stato un convegno di avvocati che stanno normando tutto questo, è molto nuovo, però all'interno della Camera c'è un gruppo di studio di avvocati che sta portando avanti proprio questi temi, perché nessuno sa. Qui non c'è possibilità di ti puoi solo sbagliare a mandare l'indirizzo, perché se sbagli ti basta, sei uno scemo. No, ti spiego, allora. Ma è tutto, puoi recuperare poi comunque i dati, perché nella blockchain nessuno può barare, cioè se tu hai fatto una transazione quella rimane registrata, la puoi anche recuperare se si perde, ci sono varie però poi ci sono i problemi
diciamo, di eredità, insomma, tutte queste cose non si sa ancora come gestire, però noi dobbiamo capire il principio, dopodiché arriverà la normativa. Esatto, qui siamo un punto all'inizio. Abbiamo dei tempi tecnici, abbiamo delle conclusioni politiche, scusate. Ok, allora che facciamo? Ci arriviamo qua o... No, può andare avanti per altri 5 minuti. Ok, allora, quindi abbiamo la diritta voluta per arrivare a quella che è la fiducia, dobbiamo fare tutto questo percorso, quindi avere la tecnologia, quindi un progetto valido, la decentralizzazione che è dovuta alla DAMO, che è appunto un organo decentralizzato che non ha un potere come la banca, la distribuzione, la comunità e lo scambio, quindi questo ci porterà la commerciabilità. La commerciabilità della moneta che ci porterà poi alla... Quindi questo è, diciamo, è il percorso per arrivare alla fiducia. E quindi noi dobbiamo avere fiducia nel dare, fiducia nell'accettare e fiducia nel mantenere la moneta, perché se torniamo indietro in Bitcoin, loro non hanno, nessuno ha mantenuto quelle somme all'interno della moneta, sono tutti scappati, quindi la moneta è rimasta... Non c'è stato il mantenimento della fiducia della comunità. Il proprietario della moneta chi è? Quindi non è la banca, siamo noi, i proprietari dei nostri soldi siamo noi, ogni persona è proprietaria e abbiamo noi la responsabilità di questa moneta, quindi di condividerla, di far capire quali sono diciamo, i suoi punti di forza. Quindi comprenderla, oggi siamo qui per comprenderla, per proteggerla e condividerla. Questi sono i dati, diciamo, della RPD, come potete andarlo a vedere su GitHub. GitHub è il sito dove sono registrate NASA, Google e le grandi aziende a livello mondiale. E le monete, come vedete, sono 60 milioni. Quindi questa è quella cosa che vi faccio vedere, che vi metto in risalto. Rispetto alle monete fiat, c'è un numero di monete che finirà, quindi limite di produzione 60.800.176 monete, e quindi questa è una grossa differenza, perché darà un valore, proprio la base della criptomoneta gli darà un valore forte, gli darà. È basata sul post, adesso non vado nel dettaglio, ma proof of stake significa che non ci sono le farm, quindi non ci sono i computer che calcolano gli algoritmi, perché Bitcoin arriverà nel 2020 a consumare l'energia della Danimarca, ma ci sarà la comunità, quindi il proof of stake, la fiducia attraverso la comunità, che attraverso la fiducia della transazione riceverà, ognuno di noi riceverà un reward, quindi una delle monete indietro, perché diamo la fiducia della transazione. Allora, proof of work sono appunto le farm, Bitcoin nasce con delle farm, quindi con dei locali dove mettono questi computer a calcolare gli algoritmi. Questi algoritmi vengono calcolati, quindi man mano che si va avanti, man mano che si fa produzione di moneta, diventano sempre più complessi e quindi c'è bisogno di farm sempre più grandi. Quindi questo porterà Bitcoin ad avere seri problemi nel giro di qualche anno, perché c'ha le farm produce più. Esatto, quindi ci saranno anche delle farm che poi saranno decentralizzate, poi, no? Ci sono... Quindi invece l'Iracoin non ha questa visione, ma ha una visione più decentralizzata e più diciamo sulla comunità, quindi ognuno di noi può avere un ritorno della moneta dando la fiducia della transazione, e quindi è tra le 10 monete più redditizie nel 2018, 35 paesi, e come vedete quello è il ROI che è stato generato nel 2018 rispetto a conversione lira con Bitcoin e lira con dollaro. E i punti di forza quindi quali sono? Sono un programma di condivisione, una formazione globale, quindi ognuno di noi può anche formarsi e diventare proprio un ambasciatore di questa moneta. Mining, un ambasciatore, cioè nel senso una persona che porta, condivide queste informazioni. Questo potrebbe essere il programma proprio di un partito a livello nazionale, insomma. Quindi il mining è distribuito, quindi ognuno di noi è democratico, quindi ognuno di noi riceve delle monete quando dà la fiducia. Il prezzo sarà un prezzo protetto dalla comunità, quindi no? Il prezzo è buono e distribuito, quindi evitando, come vi ho detto, il prezzo di speculatori.
acquisto. E la costruzione è importante di un'economia peer to peer, quindi user to user. Entreranno. Vediamo, scusa. Quindi fondamentali, ambasciatori, per chi diventerà ambasciatore per portare questa moneta, ci sono già molte persone che la stanno portando in Africa, in Venezuela, Bangladesh, è stata adottata da, anche a Singapore, quindi Singapore è una città stato, quindi ricolleghiamo un po' al discorso della città stato Roma. La sempre maestra in questo non l'ha adottata ancora. L'Argentina che sempre maestra. Ma in Venezuela e in Argentina stanno comprando bitcoin in massa. Infatti quello è un bel indice, quello che fa l'Argentina è meglio non farlo. Sono costretti, capito? Ecco, se mi consento, visto che stai parlando di ambasciatori, io voglio ricordare qui al volo che quando abbiamo provato quell'esperimento politico della CLN, il primo esperimento elettorale avrebbe dovuto essere in Sicilia, dove avevamo presentato una lista. Nino Galloni era abbinato a questa lista, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di assessore all'economia della regione Sicilia, perché in Sicilia c'era questo esperimento che il primo. E nel programma c'era quello di lanciare una moneta complementare. Credo che abbia delle similitudini con questo. Quindi, le forze sistemiche che si sono messe in modo per bloccare il ministro dell'economia l'hanno buttato fuori l'ultimo, quello dei 5 Stelle, perché voleva fare la moneta italiana complementare. No, è naturale, questo so io. Prescindeva dai partiti, ma l'idea è buona. Ma ci sono le forze, inevitabilmente ti blocchi, io vorrei capire una cosa, l'applicazione specifica adesso è macro area e micro area di un sistema di questo tipo, perché macro area e micro area, cioè in che senso? Macro area a livello mondiale? No, parliamo Italia. Come l'applicazione di questo? Beh, loro punteranno anche a fare dei punti in cui. Scusate, solo la costruzione dei progetti, quindi che va dalla pianta alla realizzazione. Beh, no, c'è una roba. C'è una roba. Qua questo è un sistema economico che tu devi adottare, è una valuta. Io posso scegliere di stare nell'euro oppure me ne vado all'Europa, adotto un'altra valuta. Qui come se tu espatri, c'è un'altra nazione che è internazionale che ha questa valuta. E io l'adotto e la scambio. Tanto oggi è così anche con l'Europa. Poi diciamo che il concetto qui è qual è? Che il Bitcoin è nato come valuta, punto. E ci spiegano. Non ha creato spendibilità, quindi non c'è un'economia reale legata a Bitcoin. Se vuoi compri un miliardo ne guadagni anche due. Qua invece adesso a fine anno verranno Siccome il tempo a disposizione poi è limitato anche dall'intervento di Boghetta. No, chiedo solo una cosa per dire una cosa sull'invito dei compagni. Cosa un pochettino più diciamo. Dovremmo trovare altre circostanze che troviamo le circostanze di fuori per poter dare altrimenti è molto complessa come possiamo venire alla prossima 3 minuti 2 dai minuti altrimenti non ce la faccio anche uno aspetta un attimo Innanzitutto ringrazio l'assemblea che ha fatto parlare i compagni e gli amici che ho invitato io personalmente qua e vi spiego il motivo. L'aspetto tecnico è una cosa che è contenuta all'interno del principio politico, come i valori all'interno dei principi. Qual è il principio del socialismo? L'equità e la giustizia sociale. L'equità e la giustizia sociale la raggiungi solo attraverso il pane e il lavoro, come diceva Pietro Nenni. La capacità di noi compagni socialisti di risorgimento, di socialismo del XXI secolo, degli altri compagni in una visione unitaria di partito socialista unitario, come aveva Matteotti, è quella di sapere cavalcare le innovazioni tecnologiche, come la rivoluzione industriale fu cavalcata,
come la banca fu cavalcata prima del baratto dagli egiziani, di poter innovare una società, cambiare la società in principio socialista, in meglio, portare il lavoro e il pane tra le persone. Nel 2011 io ho elaborato e non Galloni la teoria del doppio binario monetario. Tutti i documenti giuridici che possono provare, oltre ogni ragionevole dubbio, anche in aula di tribunale se è il caso, quello che io sto dicendo. Che cosa significa la teoria del doppio binario monetario? Significa che in base al TUEL, tecnicamente, il testo unico degli enti locali, c'è una legge socialista tra le tante, una legge socialista tra le tante disapplicata, come quella dell'Unione dei Comuni, come quella della città metropolitana, sono leggi nostre, le abbiamo fatte noi, ok? Tutti noi, compresi voi che avete partecipato alle assemblee di allora. Che cosa dice il TUEL? Il TUEL dice che ogni sindaco è autorizzato a emettere moneta, cartacea o virtuale che sia. Qual è il concetto del doppio binario monetario? Uscire dall'euro? Ma neanche per sogno, sarebbe una cazzata micidiale, secondo me. Come sarebbe una cazzata micidiale uscire dall'Europa? Ma da questa Europa sì. Bettino ci ricordava ogni volta, noi avevamo ufficio a fianco al suo, dei giovani socialisti, che l'Europa sarebbe stato in questo senso l'inferno dei popoli. L'Europa vera è quella del trattato del 57, è quella del trattato a 9, quella di De Gasperi, di Nenni, eccetera, che va proiettata avanti. L'Europa dei popoli. Questa Roma qui, che cosa fa? Abbiamo bisogno di concludere. Questa Roma qui, che cosa fa? È un tecnicismo. Allegare all'euro una moneta dello Stato italiano emessa dagli 8.000 euro comuni che si fa, lo possono fare perché la legge lo consente. La legge lo consente. Abbiamo già trattato, compagno, questo argomento non è d'assemblea, è la parola di Galloni, per cui cioè, Galloni, è una cosa, non è una cosa ma sì, ma Galloni riprende una teoria del 2011 che è stata scritto, non so se mi sospiro, sì. Se Galloni la riprende perché c'è un senso, è perché c'è un senso logico. Approfondiremo questo, facciamo una storia, il senso politico è i compagni di risorgimento socialista prendano atto di un'innovazione che può portare lavoro, può portare moneta, e la riportino se pensano che possa essere costruttivo il lavoro, perché tra 20 anni nessuno pagherà le pensioni di nessuno, perché l'euro è una moneta che sta distruggendo tutti e non ci sono clausole di salvaguardia. Ma come tu, però? Ma se no, io vi ringrazio, se volete prendere in considerazione, bene, noi del PSU la portiamo avanti questa ragione. Grazie mille. Grazie a te. Allora, rilanciando questa maniera di rinascita nuovo del socialismo, della sovranità popolare e costituzionale, e do la parola a Ugo Pochetto. Sì, possiamo accendere la centrale? Sì. E spegnere il proiettore. Io intanto vi ringrazio dell'invito, anche perché mi avete posto rispetto al percorso che io e altri compagni abbiamo fatto delle cose nuove a cui forse non abbiamo ancora pensato a sufficienza, e quindi qualsiasi discussione che ti fa fare dei passi avanti, quantomeno di comprendere i problemi che abbiamo tutti, credo sia molto utile. Io francamente non dirò nulla su questa ultima vicenda, salvo il fatto che io penso che il benessere, l'uguaglianza, così, non parte dagli algoritmi, non parte neanche dalle monete e non parte soprattutto da logiche individuali. E io credo che sia tutt'altro approccio che noi dobbiamo avere ai problemi di questo, uh, di,
di questo momento. Condivido il primo problema che ha posto Russo. Noi dobbiamo fare un salto dalla finestra, cioè non nel senso fuori dalla finestra, ma dalla finestra nel senso che in questi ultimi anni, per tante vicende che ci hanno coinvolti tutti in un modo o in un altro, non siamo stati in grado, non siamo in grado ancora di fare politica. Cioè facciamo i commenti su Facebook, facciamo le riunioni, ma fuori non esistiamo nel momento pubblico e nelle discussioni e nelle decisioni gravi che sono state e che vengono prese pesanti in questo periodo. Quindi questo diciamo di uscire dalla finestra, dal guardare, credo debba essere il nostro punto principale che ci deve guidare nella discussione che facciamo. Questo richiede, prima ancora che la possibilità, anzi per arrivare alla possibilità di fare politica in mezzo alla gente, di avere un progetto, di avere un quadro di ideologico, di idee, senza il quale credo andiamo sempre tentoni, no? E continuiamo a sbattere di qua e di là. E questo periodo, questi anni, in maniera molto confusa, ha cominciato a produrre diciamo, delle cose nuove che speriamo siano più adeguate, quelle di cui stiamo discutendo, più adeguate ad affrontare la situazione rispetto a quello che è stato il disastro della sinistra, delle sinistre, di tutte le sinistre, che non solo in parte non sono stati in grado di fare, ma in gran parte sono colpevoli della situazione che abbiamo davanti, perché più di altri, più della stessa destra, hanno interpretato il modello globalista e liberista. E siccome le persone prima o poi capiscono, a forza di prendere i pugni nei denti, poi oggi le persone hanno, in moltissime, come si è visto il 4 marzo scorso, hanno capito che le cose che sono proposte dalle varie sinistre o sono inutili o sono dannose. Questo è un punto di partenza, cioè vuol dire che il mondo, anche l'Italia, sta cambiando, ma questo sta succedendo negli ultimi anni in tutto l'Occidente, no? Fino arrivo. Poi le persone votano quello che hanno anche davanti, se hanno Trump piuttosto che la Clinton non votano Trump, è colpa loro? Non credo che sia colpa loro. Se c'era Sanders forse, ecco lì, allora se uno fra Trump e Sanders vota Trump, allora lì c'è un problema invece di merito, no? Ma fra la Clinton e Trump il senso del voto Trump era un voto di protezione, di resistenza rispetto a un modello globalista e liberista che ti impoverisce, no? E che ti sfrutta e che ti fa vedere sempre quella possibilità piuttosto che un'altra di fare soldi senza fare un cazzo, no? Esattamente con le bolle monetarie, no? O un'altra, di bolle monetarie se ne inventano di strumenti monetari. Se ne può inventare una, basta metterci l'algoritmo e viene in sede. E qualcuno ha detto che rispetto a questi obiettivi ci poniamo sempre il problema del tempo. Io credo che, come diceva Giulio, oggi la politica va veloce. Non è detto che una volta, diciamo, il tempo per un'altra opzione politica sia così lontano. Dipende in parte anche da noi, così come in parte dall'evoluzione delle contraddizioni che ci sono e anche dagli eventi politici, casca il governo, come casca e vi dicendo, come si posiziona la prossima situazione nell'Europa. Ma voi avete posto un altro problema su cui io vi invito a riflettere e sul quale a mia volta, e porrò il problema anche ad altri compagni, perché come dirò poi, così come la diaspora comunista è in mille rivoli, anche quella socialista non scherza, si fa riferimento a essere socialisti, poi se qui ci fossero stati comunisti avrebbero detto la stessa cosa per loro. Ora io mi domando e vi domando, noi siamo ancora nella situazione in cui c'è quel tipo di divisione?
cioè quella che c'è stata nel Novecento, o invece l'89, usiamo una data, no? E il cambio di fase che c'è stato invece ripropone un ragionamento nuovo da fare, che non azzera quelli vecchi, anzi, in qualche maniera li, diciamo, ne deve fare tesoro, perché nell'89 non è che è crollata solo l'esperienza comunista, è crollata anche l'esperienza socialdemocratica, sono crollate tutte e due, e quindi dovremmo ragionare su tutte e due, cioè perché è crollata l'esperienza sovietica e contemporaneamente perché è crollata appunto a un certo punto non è arrivato più oltre tanto l'esperienza socialdemocratica. Ora questo ci pone, secondo me, un terreno comune di riflessione rispetto a qual è la teoria della lotta per il socialismo, per arrivare al socialismo in questa fase storica, non in quella in cui sono cambiate tantissime cose. Questo ha un senso, perché poi questo propone un ragionamento sulle forme politiche, sull'unificazione dei soggetti politici, eccetera eccetera, ma anche noi dobbiamo ripensare a come rideclinare la questione del socialismo oggi, in base alle esperienze, sia quelle che appunto erano riformiste, no? Sia quelle che erano rivoluzionarie, perché la divisione era su come. Poi a un certo punto si sono perse, una è diventata autoreferenziale e poi i tedeschi l'hanno resa, no? Completamente avulsa dall'obiettivo, e l'altro, anche nell'altro l'obiettivo si è perso in tutte e due, e guarda caso, non lo so, quando è arrivata la vittoria del liberismo e della globalizzazione ed è successo l'89, le forze comuniste e socialiste si sono trasformate tutti in agenti del globalisti e liberisti. In Italia il Partito Comunista, il PSOE in Spagna, eccetera, Mitterrand in Francia, e Blair in Inghilterra, e Clinton, eccetera, e se chi ne più ne ha, che più ne metta. Questa riflessione, forse questo più per i comunisti in effetti, altre forse sono più, diciamo, per la parte riformista, deve inevitabilmente ripartire da Marx, cioè dal fatto che Marx ha fatto delle cose bellissime, ma ha fatto anche delle cose, ha toppato delle cose anche fondamentali, cioè l'idea che c'era un meccanismo della storia che portava automaticamente al comunismo era una specie di fine della storia. La storia dell'uomo non finisce, i conflitti ci saranno sempre, saranno diversi, eccetera eccetera, e che quindi da un punto di vista storico noi dobbiamo ragionare esattamente sul socialismo, perché il socialismo è quella cosa che lo fai in una fase storica, lo caratterizzi in un paese piuttosto che in un altro, perché ognuno ha le sue caratteristiche, ed è una continua evoluzione, certamente ci sono dei salti, vi dicendo, no? E poi rimane certamente un'utopia, diciamo, di una società armonica che però è appunto un'utopia. Dobbiamo ragionare sulla concretezza delle realizzazioni del socialismo nelle fasi storiche in cui ci troviamo a